quanto manca? Sono un'ora che stiamo qui. Non capisco, guarda, quale potrebbe essere un'altra soluzione? Non lo so, ma con caso dobbiamo fare. Ripartiremo presto. Non lo so, amore, ma spero di sì. Ho fame. Lo so, Carla, l'abbiamo tutti. Gli do io qualcosa da mangiare. Ed è fissato con la sopravvivenza. Abbiamo abbastanza cibo da sfamare un esercito. Mi faresti un gran favore? Nessun problema. Perché diavolo gliel'hai detto? Non conosciamo queste dannate persone. Il bambino ha fame, possiamo rinunciare a un po' di cibo. Questa si chiama sicurezza operativa. Quanto pensi ci dureranno le scorte se ne parli con chiunque incontriamo? Mi dispiace, l'ho detto senza riflettere. Non ne posso più. Hai sentito qualcosa? Non c'è niente. Sai che sorpresa. No, nel senso, proprio niente. La trasmissione d'emergenza si è interrotta, purtroppo. E anche il messaggio sul centro rifugiati. È sparito tutto. Faccio un giro lungo la strada. Vengo con te. Ed non ha portato del cibo in più. Ho trovato questi nella mia borsa. Non fa niente. Ti dispiace dare un'occhiata a Carla per un minuto? No. Shane e io andiamo a vedere se c'è qualcuno che sa cosa sta succedendo. Mamma, voglio venire con voi. Ehi, torniamo subito, ok? Ometto? Eh? Perché interrompere le trasmissioni sul centro rifugiati? Non lo so. Stanno respingendo le persone. Si scatenerà una rivolta se ci proveranno. È forte tuo padre. Shane non è mio padre. Mio padre è morto. Che vuoi fare? Vieni qui. Che vuoi fare? Quello che per Rick sarebbe stato più giusto. Porto te e Carl lontano da qui. Non sono fulmini. Dai, seguimi. Andiamo. Lanciando napalm sulle strade. Shane.